Vucinic, la Roma è in vantaggio esattamente all'ottavo minuto, capolavoro in solitaria di Mirko Vucinic, slalom da destra, diagonale vincente a Catania, Catania 0, Roma 1, a te la linea. Il vantaggio dell'Empoli con Boucher, il minuto è il decimo, Empoli 1, Livorno 0, linea ancora Parma. Attacco del Parma, Giulio Cesar, la palla che sfiora il palo, malgrado il tentativo un po' goffo in realtà da parte di Giulio Cesar di intercettare quel cross pericolosissimo. Il Parma da terra recupera il pallone, lo apre poi all'indirizzo di Cesar, il cross di quest'ultimo fallisce di un soffio, il colpo di testa. Udinese in vantaggio, Mesto al 31esimo, Milan 0, Udinese 1. Del Milan, Pato 1-1, Milan 1, Udinese 1, a te. Il raddoppio dell'Empoli con Saudati all'undicesimo minuto, Empoli 2, Livorno 0, linea a te. Inzaghi, Milan in vantaggio, Pippo Inzaghi, Milan 2, Udinese 1, il tredicesimo minuto, Catania. Inter in vantaggio, 16 minuti trascorsi nella ripresa, Ibrahimovic da fuori area, raso terra, nulla da fare per Pavarini, Parma 0, Inter 1. Attenzione, il pareggio del Catania con Silvestri, vediamo cosa decide il direttore di gara, pareggio del Catania, ma forse l'arbitro, anzi forse il guardalinee ha annullato, attenzione. Porta di Doni. Il vantaggio della Fiorentina con il gol di Osvaldo in rovesciata, gesto tecnico bellissimo, Fiorentina 1, Torino 0 al 31esimo, vai. Pieno la traversa. Raddoppio dell'Inter al 33esimo minuto